Città di nuovo imbrigliata nelle problematiche del traffico legato ai numerosi cantieri cittadini. In questi giorni, seppur la chiusura è solo temporanea, ha provocato qualche disagio il montaggio della gru su Viale della Croce Rossa per le nuove torri faro dello stadio Fattori. Lunghe file automobilisti, in alcuni casi ignari della chiusura, che non hanno fatto strade alternative. Questo ieri, perché oggi, grazie anche alla presenza costante dei vigili urbani, la situazione già era più scorrevole. Le strade parallele, considerando che Viale della Croce Rossa è una delle arterie più importanti per raggiungere il centro storico cittadino, faticano comunque non poco per accogliere la grande mole di traffico. La chiusura però è momentanea, pochi giorni di pazienza, poi si tornerà alla normalità. E solite file su via 20 settembre, qui ieri sono iniziati i lavori per rafforzare il muro che dà proprio sul convento di Santa Chiara, che aveva avuto dei problemi ormai tempo fa, però qui il comune non ha cambiato le cose, rimane sempre il semaforo, ma è inevitabile che con altri cantieri presenti in città si crei qualche rallentamento ulteriore. A tutte le problematiche dunque si aggiunge quella di via 20 settembre. Come si diceva, sono iniziati i lavori di rafforzamento del muro ceduto e anche qui si creano lunghe inevitabili file, anche se la situazione non è cambiata rispetto a quella iniziale. Arrivando in centro, anche qui la situazione si complica, con Piazza Duomo completamente off limits per i lavori all'ultimo quarto della piazza e con la nuova pavimentazione che sta partendo da Capopiazza per arrivare alla villa, quindi la strada qui è completamente chiusa. Ma anche su via Sallustio ci saranno problemi. Tra un mesetto circa rimarrà soltanto una corsia aperta. Non sarà una chiusura totale, ma con semaforo, perché ci sono i sottoservizi da portare avanti.